Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi parliamo della disciplina dei requisiti di governo e di controllo dei prodotti assicurativi. Di cosa si tratta? La Product Oversight and Governance si rivolge alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi e riguarda il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, con particolare interesse all'individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all'attività di monitoraggio e revisione e al correlato rapporto con i canali di distribuzione. Guarda inoltre ai meccanismi di distribuzione e all'informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi in relazione all'attività svolta. Quali sono le sue fonti normative e quali i suoi obiettivi? Si tratta di fonti europee direttamente applicabili e della normativa nazionale recentemente oggetto di revisione in occasione dell'attuazione della direttiva IDD, culminata con la modifica del codice delle assicurazioni private e successive disposizioni di normativa secondaria. L'articolo 30 decies, in particolare, attribuisce a IVASS, sentita Consob, il potere di adottare disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo, a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza. Consob mantiene comunque i compiti di vigilanza, di indagine e sanzionatori sulla distribuzione degli IBI da parte dei soggetti iscritti alla sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, come le banche e gli altri intermediari. E quali sono gli obblighi in merito per le imprese assicurative e gli intermediari? Il regolamento 45 IVASS disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando precisi obblighi in capo al produttore, chiamato in particolare a identificare con sufficiente grado di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato. Disciplina l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando in applicazione del principio di proporzionalità gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI, coinvolti nell'attività distributiva. Prevede disposizioni specifiche per i processi di approvazione e distribuzione del prodotto, aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi. Cosa è previsto in merito agli obblighi di controllo interno in capo al distributore? Sono stati previsti regimi differenziati di controllo interni a seconda della tipologia di intermediario. In particolare, sempre secondo il principio di proporzionalità, con riguardo agli intermediari assicurativi, si è ritenuto per gli iscritti in sezione D, come le banche, di attribuire all'organo amministrativo la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato effettivo. Alla funzione di controllo della conformità alle norme, il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate. Per gli altri intermediari, invece, sono stati previsti obblighi di controllo interno più ridotti.